bentornati nel canale. Come promesso, mi avrei portato Test Drive Unlimited 2 con il volante. Il volante è un semplice Thrustmaster 458 Italia, replica 458 Italia, è vecchio, infatti è per Xbox 360. Poi magari vi farò vedere in qualche immagine del mio volante. Comunque sia, ho mantenuto la promessa e siamo qui ora nella nostra Audi RS6 e dobbiamo andare appunto a fare il campionato, se non sbaglio. Ora devo vedere un attimo come funziona qua. Così per la mappa? No, così per la mappa, ok. Però adesso come si fa? Così è per lo zoom? No, com'è per lo zoom? Ah, zoom e freno, ok. Ovviamente il volante ha freno, acceleratore e cambio a farfalla. Non ha la porta per il cambio ad H, perché comunque è un modello molto vecchio e poi viene comunque venduto così come lo vedete. Allora, andiamo a cercarci il nostro campionato. Campionato della Costa Nord. Caspita, eh. Eccolo qua, A4. Ammazza, è lontano, Sì, eccolo qua. Campionato A4, quindi verso il GPS. E noi ci vediamo lì, ragazzi. Allora, vai là, va che yacht. Ehi, salve a tutti. Salve. Prima di ogni gara è importante liberarsi la mente. La preparazione mentale è spesso la chiave del successo in una competizione importante. Questa volta sono al top. La vittoria non mi sfuggirà. Ok. Ok, ragazzi, dopo una cinquantina di chilometri ne ho approfittato anche a fare un po' di pratica col volante. Sono davvero impedito, però vabbè, ragazzi, dettagli. Comunque, allora, questo è il campionato. Campionato 1, 2, 3, 4, 5, 6 gare. No, 7 gare, ammazza. Io direi iniziare subito con... Beh, facciamo quelle un po' più pallose magari, così faccio un po' di pratica. L'eliminazione circuito senza fine. Il circuito senza fine. Ok, vai. Vai, ragazzi, ci siamo. Circuito, eliminazione. Vai, metti la prima, vai dentro. Opla. Ma non deve essere difficile. Fate passare, merdine. Olè. Madonna, ra. No, madonna. Oh, mamma mia. Siamo ultimi! Solina! Raga, devo fare pratica col volante. Ah. Ok, ci siamo, si parte. Vai a bomba. Che sono un po' impedito, ci sono i braccioli dalla poltrona. Non riesco a girare bene. Guarda. Ma devi levarti dalle palle. Mamma mia. A bomba. No, raga, non è facile. Però stiamo tenendo testa, adesso qual è il tasto? Ok, Miami Harris è eliminata. Ma come eliminata? È quella che fa tanto casino. Opla, opla, opla. Madonna. Sono troppo impedito, raga. È che è un pezzo che non giocavo col volante. No, 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 no. Scala. Ok, non ce la caviamo male male. No, 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 no. Olè. Ok, dai, ci siamo, raga. Questo è anche un circuito abbastanza semplice. È lungo come circuito, però è semplice. Frena. Madonna, scalata. Freno motore a palla. Butta dentro la quarta. Scalata.
Dai che sto perdendo la mano, raga. Forse. Olè. Siamo un po' ritardati, eh. Cioè, nel senso, siamo più lenti rispetto al joystick. Ok, scalata, così rientro. Non è vero, non rientro. Ok, sì, è rientrato con un colpo di freno. Ok, quanti giri mancano? Due ancora, mamma mia. Oh, ok. È piccolino come volante, raga. Cioè, è molto piccolo. Scala. Mamma mia, Ok, frena. R6 a palla, raga, giù tutto, sono giù tutto. Ogni volta che accelero metto giù tutto, eh. Dai, ultimo giro, raga. Non possiamo fallire adesso. Oh, no, 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 non sbagliare, ti prego, non sbagliare, non sbagliare. No, 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 no. L'ho ripresa. Ho messo il culetto nell'erba e mi è partito il posteriore. Ok, frena. Frena con calma. Con calma, è l'ultimo giro. Non facciamoci fregare l'ultimo giro. Vai giù tutto, giù tutto, giù tutto, giù tutto. Sfriziona, non si può sfrizionare. Ogle, prima gara andata, perfetto. Ok, raga, siamo alle ultime due gare sprint per vincere il campionato. Mai più col volante, mi trovo troppo male. Vai. Mutamento visuale per vedere se riesco meglio con questo visuale. Perché dall'interno vedevo tutto buio. Cioè dall'abitacolo vedevo tutto buio e non mi piaceva tanto. Poi con quel volantino qua, dai, sono più grande delle mie mani. Non ha full speed feedback questo volante, eh. Ha solo una molla di ritorno sulle sterzate sinistra e destra, tutto qua. No, il force feedback. Però mi piacerebbe più avanti prendere un volante degno e imparare bene a guidare qui nei in questi tipi. No, dove cazzo va contro il guardrail? Ok. Comunque dai, non ce la stiamo cavando male in questo sprint, sono le ultime due sprint. Cioè dovete calcolare, raga, che siamo innanzitutto in modalità normale e non facile. Loro sono molto più precisi rispetto a noi e poi noi abbiamo un volante e sembriamo dei vecchietti stile guidiamo la cariola. Vai, terza piena in salita. Aspetta, raga, voglio perdere la concentrazione perché ogni volta mi devo riavviarle. Sono arrivato in primo tutte tranne in quella gara tempo lì, raga. E le gare a tempo col volante è difficilissimo perché ti capita di sbagliare sicuramente durante il tracciato e nelle gare tempo c'è la penalità che quando appena metti la ruota fuori, magari nella terra come in questo caso, oppure vai, tocchi un guardrail di peo, ti danno una penalità e quindi col volante non è facile perché tu prima o poi col volante vai fuori strada perché è impossibile guidare precisamente a meno che la ripeti 20 volte. E sono riuscito a recuperare una posizione da quinti, come avete visto, registrata. Sono riuscito a recuperare una posizione in più, cioè ai quarti, in quella gara tempo lì. Ma il resto non sono riuscito a fare più niente. Comunque, questa invece è andata molto bene, ragazzi, nella guida. Pam! Andiamo a finire anche questa gara sprint. Noi ci vediamo all'ultima gara sprint. Ok, ci siamo, raga. Ultima gara sprint. Speriamo che non ci spunano male. Vai, bomba! Opla, bam! Dai che fra poco cambieremo anche auto, ragazzi, eh! Poi ci sarà anche la 4 Elite, ma è meglio farlo nel prossimo episodio, ragazzi. Nel prossimo episodio con il joystick, perché con il volante devo, guarda, devo dire, però non mi trovo molto bene. Ci sono le gare a timer da fare. Oh my gosh! Mamma mia! Che cosa è successo? E c'ho la barta per le tube, bastardo lì, Stewart Wintory. Dai!
comunque. Oh, attenzione! Recupera! Esce fuori strada! Ah! Sfigato! Sfigato! Vai, 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 raga, ormai è nostra, ormai è nostra. Se no facciamo noi cappellate. Attenzione qua, curva. Ok, bello, bello. Occhio alle macchine qua. Limousine. Cambia, metti in quarta. Dai, ormai è finita, raga, ci siamo. Gli ultimi due checkpoint. Qua, no, frena, frena. Qua. No, il palo, no, la macchina, tetto. Ok, tutta dritta, raga, giù tutto, giù tutto. Vai, 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 giù in carena. Giù in carena. Giù in carena. Vediamo, dov'è? Vai, 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 giù in carena, giù in carena. Vai, giù tutto, giù tutto. Oh, sì, ok. Primo campionato col volante vinto. E l'ultimo, sia chiaro, no, no. Col volante proprio qua non mi ci trovo. Magari possiamo provare con altri titoli. Ma quante S-Drive, ragazzi. Sai cosa sono? Per esempio, le gare con le penalità, le gare radar, quelle della velocità, con il volante sono difficilissimi da fare. Comunque, aspetta, andiamo indietro, siamo primi nel campionato, eh? Sì, con 64 punti. Solo 21 non abbiamo fatto, raga, che è quella a tempo che siamo arrivati quarti. Ragazzi, questo è il campionato elite. Sono 2, 4, 5, 6, 7, 8 gare. Sì, perché il campionato elite purtroppo comprende più gare. Ragazzi, perché vi dico che non voglio portare più episodi con questo volante? Perché a prescindere che test drive col volante è difficilissimo, perché comunque ha una meccanica tutta sua di manovrabilità. Poi però anche perché questo fa 180, non fa 360, quindi è molto difficile, non è facile, capito? Per questo che ve lo dico. Comunque dai, avanziamo col campionato. Oggi facciamo campionato a 4 normale, elite e poi facciamo boss finale, se ci sta, dai. Però ragazzi, questo campionato ve lo taglio perché è inutile che vi registro tutto il campionato, perché le gare sono più o meno tutte uguali. Vi lascio le ultime due sprint. Allora ci vediamo alle ultime due sprint. Ok ragazzi, ci siamo. Come già avvertiti, queste sono le ultime due sprint del campionato elite. E poi sono secondo, ragazzi, in campionato adesso, perché erano molto difficili, molto complesse come gare, e col volante è molto più complesso. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Mi concentro un secondo, vediamo se riusciamo a recuperare punti in classifica. Ha molta ripresa comunque, dall'S6, però di lungo, raga, la Aston Martin ci recupera, di lungo ci recupera. Sentite lo scarico, non so se ve lo sentite nella registrazione, il borbotto dello scarico quando scali. Ragazzi, questa è andata super bene, dai, ho girato molto bene qua. Aspetta, pompa, ci prendi la mano, eh. Ok, vai, prossima sprint. Ok ragazzi, come vedete siamo ancora secondi in classifica, ma se riusciamo forse a vincere questa, passiamo in prima posizione, speriamo.
scusatemi se parlo poco ragazzi, ma sto cercando di concentrarmi perché non è affatto facile. Bello questo posto con le palme. Non dobbiamo sbagliare qua raga, perché l'Aston Martin a lungo, nel lungo ci recupera. Siamo a metà gara. Guardate qua come ci recupera. L'Aston Martin fa 300 orari, io faccio 250. No, non passi. Non passi. Maledetta. L'ho rischiato ragazzi, e meno male che poi ho tagliato l'incrocio e non mi ha preso, ma l'ho rischiato. Ok ragazzi, l'abbiamo fatta, vediamo se siamo arrivati primi. No raga, non siamo arrivati primi in campionato. Ah, invece sì. Vediamo per quanti punti. Per 2 punti. Meno male, dai, ce l'abbiamo fatta. Deve questa vittoria solo il suo talento. Neanche Stewart è riuscito a batterlo. Il nostro sfidante è davvero troppo forte. Ragazzi, colpo di scena. Non ci chiama, quindi vuol dire che non ci sarà l'auto del boss. Non so se sia perché non ho vinto tutte le gare, ma non credo. Vabbè, niente, comunque ragazzi, allora noi ci salutiamo. Ci vediamo al prossimo episodio di Test Drive. Ora vedo se riesco a portarlo col volante, perché adesso ho fatto un setupino così veloce, ma diciamo che non è che sia un granché, sono molto scomodo, mi fa male anche la schiena così, i pedali sono troppo bassi, insomma ci sono un sacco di cose che non vanno. Se devo fare un prossimo episodio in test drive col volante, vorrei poterlo fare con un setup messo decentemente, ecco. Comunque, prima di terminare il video, vi invito a iscrivervi alla mia pagina Instagram e al canale Twitch. Iscrivetevi al canale ragazzi, fatemi questo regalone. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli. We'll be right back.